Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo della liturgia ci parla di Gesù che guarisce un uomo della cecità. Il suo nome è Bartimeo, ma la folla per strada lo ignora. È un povero mendicante. Quella gente non ha occhi per questo. Lo lasciano, lo ignorano. Nessuno sguardo di cura, nessun sentimento di compassione. Anche Bartimeo non vede, ma sente e si fa sentire. Grida, grida forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù però lo sente e lo vede. Si mette a sua disposizione e gli chiede: cosa vuoi che io faccia per te? Cosa vuoi che io faccia per te? Questa domanda davanti a una persona cieca sembra una provocazione, invece è una prova. Gesù sta chiedendo a Bartimeo chi cerca davvero e per quale motivo. Chi è per te il figlio di Davide? E così il Signore inizia ad aprire gli occhi del cieco. Consideriamo tre aspetti di questo incontro, che diventa un dialogo: il grido, la fede e il cammino. Il grido di Bartimeo, la fede di Bartimeo e il cammino. Anzitutto il grido di Bartimeo, che non è solo una richiesta di aiuto, è un'affermazione di se stesso. Il cieco sta dicendo: io esisto, guardatemi, io non vedo. Gesù, tu mi vedi? Sì, Gesù vede l'uomo mendicante e lo ascolta con gli orecchi del corpo e con quelli del cuore. Ma pensiamo noi quando per strada incrociamo qualche mendicante, quante volte guardiamo da un'altra parte, quante volte lo ignoriamo, quante volte come se lui non esistesse. Primo il grido, e noi sentiamo il grido dei mendicanti. Secondo punto, la fede. E Gesù cosa dice? Va, la tua fede ti ha salvato. Bartimeo vede perché crede. Cristo è la luce dei suoi occhi. Il Signore osserva come Bartimeo guarda lui. Come guardo io un mendicante? Lo ignoro? Lo guardo come Gesù? Sono capace di capire le sue domande, il suo grido di aiuto? Quando tu dai elemosina, guarda gli occhi al mendicante, le tocchi la mano per sentire la sua carne? Infine il cammino. Bartimeo, risanato, seguiva Gesù lungo la strada. Ma ognuno di noi è il Bartimeo cieco di dentro, che segue Gesù una volta che noi ci avviciniamo a Lui. Quando tu ti avvicini a un povero e ti fai sentire vicino, è Gesù che si avvicina a te nella persona di quel povero. Per favore, non facciamo confusione. La elemosina non è beneficenza. Quello che riceve la più grazia dell'elemosina è quello che la dà, perché si fa guardare dalle occhi del Signore. Preghiamo insieme Maria, aurora della salvezza, perché custodisca il nostro cammino di luce verso Cristo. Angelus Domini, nunc est abit Maria. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili tu, incarnazione coniovium, per passionem eius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamo. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi abbiamo concluso il Sinodo dei Vescovi. Preghiamo perché tutto quello che abbiamo fatto in questo mese vada avanti per il bene della Chiesa. Il 22 ottobre ricorreva il 50° anniversario della creazione da parte di San Paolo VI della Commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo. E domani sarà il 60° della dichiarazione in nostra etate del Concilio Ecumenico Vaticano II. Soprattutto in questi tempi di grande sofferenza e tensione, incoraggio quanti sono impegnati a livello locale per il dialogo e per la pace. Domani si aprirà a Ginevra un'importante conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a 75 anni delle Convenzioni di Ginevra. Possa tale evento risvegliare le coscienze affinché durante i conflitti armati siano rispettate la vita e la dignità delle persone e dei popoli, come anche l'integrità delle strutture civili e dei luoghi di culto, in osservanza del diritto internazionale umanitario. È triste vedere come nella guerra, in qualche parte, si distruggono gli ospedali e le scuole. Mi unisco all'amata chiesa di San Cristóbal de las Casas, nello stato messicano di Chiapas, che piange il sacerdote Marcelo Pérez Pérez, assassinato domenica scorsa, uno zelante servitore del Vangelo e del popolo fedele di Dio. Il suo sacrificio, come quello di altri preti uccisi per fedeltà al ministero, sia sempre di pace e vita cristiana. Sono vicino alle popolazioni delle Filippine, colpite da un fortissimo ciclone. Il Signore sostenga quel popolo, tanto pieno di fede. Saluto voi, romani, pellegrini. In particolare saluto la confraternita del Signor de los Milagros dei peruviani a Roma, che ringrazio per la loro testimonianza e incoraggio a proseguire nel cammino di fede. Saluto il gruppo anziani di Lori, Porto San Paolo, i ragazzi della Cresima di Assemini, Cagliari, i pellegrini della salute di Piacenza, gli oblati scolari e cistercensi del santuario di Cotrino e la Confederazione dei poveri cavalieri
di San Bernardo di Chiaravalle. E per favore continuiamo a pregare per la pace, specialmente in Ucraina, Palestina, Israele, Libano, perché si ponga fine all'escalation e si metta al primo posto il rispetto della vita umana che è sacra. Le prime vittime lì sono fra la popolazione civile, lo vediamo tutti i giorni. Troppe vittime innocenti, vediamo ogni giorno immagini di bambini massacrati, troppi bambini. Preghiamo per la pace. Ti auguro a tutti voi una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.